Radio Radicale, siamo in collegamento con l'avvocato Francesco Caia, consigliere nazionale forense, già presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che è stato nominato nuovo presidente dell'Osservatorio internazionale degli avvocati in pericolo. Allora, l'organismo ha sede a Parigi ed è stato fondato circa 5 anni fa dagli ordini nazionali forensi di Francia, Italia, Spagna e dall'Ordine degli Avvocati di Parigi. Ha come scopo principale quello di sostenere ovunque nel mondo gli avvocati che sono minacciati e perseguitati con arresti e condanne arbitrarie oppure feriti e uccisi solo perché colpevoli di esercitare il loro mandato. Allora, volevo chiederle, insomma, se è onorato naturalmente di questo incarico e soprattutto come nasce il suo impegno internazionale per gli avvocati. Guardi, innanzitutto molto onorato perché è una carica assolutamente molto importante su un argomento assolutamente delicato perché nel campo della tutela dei diritti umani oramai da anni a questa parte bisogna anche difendere i difensori dei diritti umani, in particolare gli avvocati, visto le forti limitazioni, gli arresti, molte volte le torture, le uccisioni che riguardano l'avvocatura. Quindi è un incarico molto importante anche se il nostro organismo è abbastanza giovane, come lei diceva, ha quasi 5 anni dalla sua nascita, quindi assolutamente importante perché è composto dagli organismi istituzionali, dalle più importanti avvocature europee. L'impegno in questo campo nasce proprio dal quotidiano, dove sto raccontando il mio impegno sia come coordinatore del CNF nella difesa dei diritti umani, ma anche in particolar modo di quelle che sono state le vicende di questi anni. Prima di essere consigliere nazionale sono stato presidente dell'Ordine di Napoli di Avvocati e già all'epoca ho intrecciato forti rapporti con le avvocature arabe che poi sono state protagoniste della primavera araba e della transizione democratica come quella tunisina. Quindi è stato un impegno che poi ho continuato al Consiglio nazionale e rafforzando il legame con l'avvocatura, soprattutto di quei paesi dove è a rischio di libertà, è nato anche questo impegno di cui oggi rivesto la carica in questo momento. Senta, ci spiega in Europa dove esistono le situazioni più drammatiche da affrontare per la difesa degli avvocati e per la garanzia del diritto alla difesa? Allora, purtroppo, come dicevo, questo tema, purtroppo da diversi anni, la difesa del difensore è un tema di estrema attualità. Per quanto riguarda il Mediterraneo, chiaramente la situazione più critica riguarda la Turchia, perché dal fallito colpo di Stato sono tantissimi, non solo gli avvocati, ma anche professori universitari e giornalisti che sono stati incriminati, detenuti e anche spesso torturati. E noi su questo, soprattutto con l'avvocatura turca, abbiamo un focus particolare perché abbiamo un contatto continuo con un'associazione di avvocati turchi all'estero, che si chiama Arrested Lawyer Initiative, e ogni anno, o anche quest'anno, il 5 aprile, giorno degli avvocati in Turchia, abbiamo pubblicato in italiano questo report annuale dove parlano purtroppo di centinaia di condanne e di arresti, del resto a carico degli avvocati. Poi, oltre alla Turchia, è un caso noto a livello internazionale, ci sono delle violazioni dell'autonomia e indipendenza dell'avvocatura anche in paesi dell'Unione Europea, come la Polonia. Qui sono delle forti criticità che riguardano quindi non soltanto l'ambito extra Unione Europea, purtroppo anche l'Unione Europea. E su questi temi noi operiamo con denunzie sia in quei paesi dove sono violate i diritti degli avvocati, sia con denunzie fatte alla Commissione Europea, all'alto rappresentante europeo per i diritti umani, ma anche con azioni positive e concrete a sostegno di quegli avvocati che sono in pericolo. Quindi l'azione dell'osservatorio a livello internazionale è abbastanza varia e si va da statement, dalle denunce, portate a conoscenza del governo, viene limitata o assolutamente messa sotto tutela l'attività degli avvocati, ad aiuti economici, perché tanti sono avvocati che poi chiedono un asilo in paesi come la Francia e l'Italia per essere tutelati anche sotto un profilo di vista fisico. Quindi il nostro organismo fa un'attività a tutto campo, nonostante sia piuttosto giù. Ecco, nei paesi extraeuropei dove siete impegnati?
Noi siamo impegnati a livello internazionale sia nei paesi del mondo arabo, sia nei paesi dell'ex Unione Sovietica, però vi faccio un esempio, il Kazakistan, dove lì la limitazione del ruolo degli avvocati, di fatto purtroppo tramite l'ordine nazionale, cioè c'è un'attività per impedire o sottoporre a procedimento disciplinare quegli avvocati che tutelano i diritti umani. Poi un campo dove siamo impegnati molto anche in America Latina, dove purtroppo tanti avvocati uccisi in quei contesti, e adesso per farli capire di come la nostra azione sia assolutamente concreta, come presidente dell'osservatorio, proprio in questi giorni ho firmato assieme alla collega della Fondazione Spagnola dell'Avvocatura questo ricorso all'Alta Corte Interamericana dei Diritti Umani per il caso della collega Digna Ochoa Placido, e abbiamo portato questo caso alla Corte Interamericana dei Diritti Umani e chiediamo la condanna del Messico, perché questa collega è stata morta nel 2001, le autorità hanno detto che era un suicidio, ma in realtà chiaramente erano tutt'altro, in quanto delitto di violenza, noi pensiamo all'assassinio, e quindi un'attività che si svolge anche con attività di natura giurisdizionale a livello mondiale. Quindi l'America Latina purtroppo è un campo dove forti sono le violazioni a danno degli avvocati. Quindi purtroppo è un fenomeno internazionale, senza dimenticarsi la Cina e gli avvocati di Hong Kong. Quindi purtroppo in un momento storico in cui i diritti umani sono fortemente limitati, l'avvocatura soffre ancora di più rispetto, diciamo, al cittadino, rispetto alla persona comune, perché l'avvocato è colui che attua questi diritti fondamentali. Quindi il nostro impegno, purtroppo, dico purtroppo a livello mondiale, sono tante le criticità. Avete avuto modo di occuparvi quindi direttamente di casi che riguardano anche l'estremo oriente, appunto la Cina e altri paesi come la Birmania? Vi arrivano segnalazioni oppure non riuscite ad arrivare così lontano? Allora, lei prima mi ha parlato di Hong Kong, volevo sapere se avete fatto anche degli interventi diretti su quei casi. Sì, assolutamente. Noi tra l'altro interveniamo pure su quei casi, tra l'altro siamo stati in contatto l'anno scorso con avvocati esuli in America, avvocati cinesi, quindi monitoriamo attentamente la situazione nel sud-est asiatico. Tra l'altro il nostro osservatorio ha questo sito consultabile in maniera molto semplice, e noi abbiamo questo bollettino bimestrale di avvocati in pericolo, in cui ricordiamo tutti gli avvocati in pericolo nel mondo, proprio per monitorare da una parte la situazione di questi colleghi e d'altra parte per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale su queste vicende assolutamente esecrabili, dove c'è bisogno di sensibilizzare non soltanto il mondo dell'avvocatura, ma la politica a livello internazionale. In Bielorussia e in Russia, diciamo, come siete riusciti? Avete avuto delle segnalazioni? Quante rispetto alla situazione che si è venuta a creare, soprattutto nell'ultimo anno in Bielorussia? In questi paesi dove poi ci sono assolutamente limitazioni della democrazia, purtroppo tante sono le segnalazioni. Infatti, c'è una forte limitazione del ruolo degli avvocati. Quindi sono tante le segnalazioni che arrivano. Il problema da parte nostra è essere, diciamo, piuttosto in tempo reale, perché già sensibilizzare in tempo reale causa attenzione sia dalla politica pubblica internazionale, le politiche, anche questi governi, quando comprendono che la situazione di quel collega è, diciamo, attenzionata, certamente non risolviamo il problema di quel collega, però c'è maggiore attenzione rispetto all'utilizzo anche di misure restrittive della libertà personale. Quindi le dico, sono purtroppo tantissimi casi, e questo certamente è un dato assolutamente negativo, perché dove c'è violazione di diritti umani, sicuramente qui a essere limitati o arrestati sono gli avvocati. In Italia ci sono tanti casi di minacce? Guardi, i casi italiani sono, diciamo, ci sono casi, però, diciamo, sono casi più in contesti particolari, però i casi, devo dire, non mancano, quindi vediamo anche i casi italiani. Io, se posso dirle, non all'epoca non esisteva l'OIAB, quindi non c'era la possibilità di fare queste denunce per organismo internazionale.
Io sono napoletano e volevo ricordare un caso che tanti anni fa, nel 2008, qui a Napoli, un avvocato civista, Antonio Metafora, fu ucciso da un camorrista del suo studio, ma soltanto perché voleva eseguire uno sfratto di un garage, quindi niente di particolare. Cioè non vuole essere un eroe, quindi anche in Italia, un ricordo particolare, riconosco bene la realtà del nostro territorio, ci sono questi fenomeni in contesti particolari. E spesso le dico che il problema dell'avvocatura, sia a livello internazionale, qualche volta anche nel nostro paese, che l'avvocato viene confuso col proprio assistito, che è assolutamente diciamo, non condivisibile. Senta, lei è stato eletto il 29 aprile? Sì, sono stato eletto il 29 aprile, sì. Sì. Il 29 aprile il nostro... Ecco, ha già ricevuto delle segnalazioni, da, per esempio, dall'Italia? Qualcuno, quando ha saputo che lei era stato eletto presidente di questo organismo in Italia, si è rivolto a lei? Non le chiedo di entrare... No, allo Stato no. Ah, allo Stato no. No. Ok, no, era una curiosità per... No. Questi giorni non ancora, spero di no, spero di no. Va bene, senta, io la ringrazio molto per averci parlato del suo impegno come nuovo presidente dell'Osservatorio Internazionale degli Avvocati in Pericolo. Ringrazio l'avvocato Francesco Ocaglia, che lo ricordiamo è consigliere nazionale forense ed è stato presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, che naturalmente invitiamo sempre a farci delle segnalazioni di casi particolarmente gravi, anche se riteniamo che ogni caso in sé ha una sua particolarità e debba essere preso in esame seriamente. La ringrazio molto della sua disponibilità. Grazie a voi amici della Tradicata. La ringrazio.